Ma la sensibilità è un bel discorso, la sensibilità impara a gestirla non gestendola, quindi intanto accettandola. Eh, nella vita più personale eh, ci sono delle cose che sono più importanti per me altre e altre meno, ma più importanti per altri, è il contrario, no? Per questo sono stato accusato spesso di non essere così sensibile. Quindi se io ho in mente una frase che vuole addolcire un concetto, allora forse di conseguenza nasce una melodia più dolce e affettuosa. Ma in realtà non ho mai faticato. Cioè, Paradossalmente, ai tempi, all'inizio, nel 2016, quando rappavo decisamente più, più forte, eh, forse questa dolcezza veniva fuori meno e faceva più fatica. Ma poi in realtà è sempre stata comunque presente, mi ricordo 180 nel, nel mio primo EP, è un brano decisamente più dolce di quelli che sono stati i primi episodi rappatoni, no? Quindi mi viene comunque naturale, io, io sono molto dolce e molto stronzo in base alle situazioni che ho davanti, no? Se vado a scrivere un pezzo come Partire da te, Uh, il ritornello chiama, mi chiamava proprio la melodia, chiamava per forza un'interpretazione dolce, quindi lascia che tu sia. Eppure arrivo da una strofa dove sei troppa luce pure per il sole, però se devo pensare alla più grande paura che ho avuto è forse quella della povertà, ma non per un discorso banale, semplice, economico, no? di conto in banca pieno, ma più, di un ma più per un discorso di serenità e, e possibilità, ecco di poter fare determinate cose. Molto meno autocelebrative di quello che si pensa, poi. Io parlo veramente di una vacanza, di un weekend. Se posso farlo, eh, insomma, sono più contento. Non è per un coupé nuovo, no? Allora, il passaggio da, da rap a cantato. Poi non sono un cantante... Diciamo che ci sono delle cose che ricordano quel mondo lì. E quella cosa lì è naturale, però. Già in Dazen Solene, che è il mio primo EP, iper rap, bene o male, c'erano già degli episodi dove c'erano dei ritornelli cantati, il secondo singolo e il terzo e il quarto, scusami, quindi sul serio e 180, ripeto, hanno dei ritornelli cantatissimi e quindi io amavo questa cosa già già prima e i miei rapper preferiti erano proprio quelli che sapevano avere entrambe le cose. Avevo una grande ansia per l'unplugged perché mh, Arrivavo da, da un tour di tre mesi, di 23, 24 date, 22 ora non ricordo, dove l'approccio era totalmente diverso, dove avevo appena, eh, ero appena entrato in un approccio totalmente diverso, molto più duro, musicalmente soprattutto. Quindi risvestire qualcosa che era stato appena vestito, e, e tanto e per bene, è stato molto complicato. Quindi un'altra peculiarità di quella cosa lì era il teatro. E è, è non è importante, ma è bello vedere tante teste, e dei sorrisi. In quel caso tu vedi appena appena le sagome, perché le luci sono molto più forti sul palco e quindi tu non stai capendo fuori che cosa arriva. E, e comunque ti dà una certa pacca sulla spalla quella, quella felicità del pubblico. Mi capita spesso, eh, vengo ovviamente fermato molto meno di quanto vorrei, no? nel senso che questa cosa mi ricorda di poter fare ancora meglio no? musicalmente però vengo fermato abbastanza e la cosa mi fa piacere eh, per quanto possa sembrare un po' pesante no? e mi chiedono consigli io fatico sempre tanto a dare consigli uno perché forse potrei essere io il primo a dover chiedere un consiglio a tu che mi ascolti no? quindi spesso e volentieri non do una risposta vera e propria uno perché non sarebbe universale, due perché non sarebbe neanche spontanea Dovrebbe, dovrei capire un po' di più chi ho davanti, chi me lo chiede, quali sono le, le dinamiche le problematiche di questa domanda e magari potrei essere un po' più sincero e vero. Se si parla di un consiglio sulla scrittura, sull'approccio, sul, sulla vocalità, ci sono delle cose che ho imparato io stesso con il tempo che sono così, punto. Quindi se uno mi dice come mai io dopo un brano sono senza voce, ti so dare una risposta vera e sincera perché è così. Quindi tu sei senza voce perché probabilmente stai usando male il diaframma, stai cantando con la gola. Io ora sto parlando con la gola. La prima persona che, a cui faccio sentire la mia musica è già con me quando la creo, in realtà è Simone, che è mio carissimo, grandissimo amico, forse uno dei miei migliori amici, nonché poi anche manager, ma è arrivato dopo questo passaggio. Siamo davvero la stessa cosa e anche lo stesso artista, eh, scrivo ovviamente da solo, scrivo tutto io e, e nel modo in cui voglio, però il suo parere è veramente importante per spingermi più in là di quanto già possa fare da solo.